Salve amici, oggi ci troviamo a Pietrapaola in provincia di Cosenza. Pietrapaola è un piccolo borgo di circa 1000 abitanti nel cuore della Sila Greca, situato a circa 370 metri sul livello del mare. Il suo territorio si estende dai monti della Presila al mare, dove oggi, nella frazione sulla costa ionica, vive la maggioranza dei suoi abitanti. La località è citata per la prima volta in un documento ufficiale del 1269, durante la dominazione angioina nell'Italia meridionale. Per la sua posizione collinare, il territorio fu abitato sin dall'antichità, prima dai Brezzi, poi dai coloni romani e dopo dai bizantini, in quanto ritenuto un luogo strategico dal quale poter controllare l'importante tracciato che controllava il commercio di olio di oliva, miele e frumento. Percorrendo le viuzze del paese, notiamo costruzioni di epoca medievale come l'Arco di San Demetrio, molti edifici cinquecenteschi e la bellissima chiesa di Santa Maria delle Grazie. Un paesino addormentato ai piedi della montagna. Incontriamo solo due turisti tedeschi, in cammino come noi, e una signora anziana che stende il suo bucato al sole. Pietrapaola si presenta arroccata attorno a una rupe detta Timba del Castello, un'enorme roccia dove la popolazione si rifugiava in caso di incursioni saracene. Dalla fine del XV secolo fu un susseguirsi dei feudatari, da Ferrante d'Aragona di Napoli a Vincenzo Ruffo, principe di Scilla, e poi a Giuseppe Ruggero, principe di Campana, della famiglia Sambiase. We'll be right back.
Usciamo dal borgo e ci dirigiamo alle cosiddette grotte del principe. Le grotte non sono facili da raggiungere. I gradini della scalinata che conduce ad esse sono scavati direttamente nella calcarenite. All'interno troviamo tre grotte comunicanti con feritoie. Mi ricordano un po' le grotte della Cappadocia, in Turchia. Ai lati della grotta centrale vediamo delle colonnine con capitelli e disegni di volti umani incisi nella roccia. Thank you.
Grotta del Principe. Perché si chiami così non si sa. Forse è stata abitata da monaci ascetici o da qualche personaggio religioso di spicco, rifugiatosi dall'Oriente bizantino. Un lusaggio. Ok amici, per chiudere in bellezza questa giornata escursionistica, non possiamo farci mancare un bel pranzo a base di pesce sulla costa ionica. E così torniamo da dove siamo arrivati, a Marina di Pietrapaola. Andiamo! Giungiamo in Piazza de Mundo e ci fermiamo in un ristorante dal nome di un'imbarcazione. Un buon ristorante a tutto tondo, dal pesce alla pasta e alla pizza. E voilà, iniziamo con una bella insalata ai frutti di mare. Un po' di limone. Un buon bicchiere di vino locale. Buono, come riso. Non è riso, però è buono. Arriva il primo. Una bella spaghettata ai frutti di mare. Il piccantino. Il secondo è il fritto misto di pesce, un classico intramontabile della cucina italiana. Essere o non essere. E ovviamente chiudiamo con un buon amaro calabro. Beh, forse andiamo a prendere un buon cafferino al bar accanto? Ma sì, dai, facciamo girare la moneta. Vi saluto amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati. Ciao, alla prossima!